Cari amici di City Report, siamo con Maria Aurora De Muzio, consigliere del Municipio 8, appunto dove sta via Montefeltro, dove siamo andati questa settimana. E Mary, hai visto il filmato? Cosa ne pensi? Costante occupazione di Rom, ma soprattutto in questa proprietà privata, ancora peggio, insomma. Come ti dicevo prima, comunque non è una situazione a me sconosciuta, comunque ne eravamo già a conoscenza. C'è da capire perché dopo un anno ancora il proprietario non ha effettuato i suoi lavori sul sgombero. È scandaloso quello che dice il Rom intervistato, su Sulla tutti i questione problemi, donne, stai parlando sulla questione delle donne, cioè. soprattutto anche perché io, vabbè, ho provato a informarmi, ho chiesto alla mia amica rumena se fosse vero quello che diceva, che questo individuo stava dicendo, mi ha detto che assolutamente non era vero. Quindi non so in base a quali leggi lui farà riferimento, magari alla cultura Rom, essendo appunto Rom. Poi c'è da dire che lì ci sono presenti donne e bambini, come mi accennavi, giusto? Esatto, sì. Le condizioni igienico-sanitarie, se le vogliamo mettere su questo punto, non sono idonee per ospitare donne e bambini. La bonifica che ci doveva essere stata non la vedo perché vedo montagne di rifiuti nel video. Sì, esatto. Come ti avevo già detto, io ci sono andata quest'estate all'incirca, comunque quasi un anno fa, poco meno di un anno, Sì. o poco. Quando sono andata avevo visto l'entrata, diciamo, pedonale, quella del cancello tagliato. Soltanto che ho visto questo posto perché casualmente in quel momento stavano passando due donne Rom con una carrozzina che erano sparite di nulla e sicuramente non erano andate di là. C'è un'entrata che hai mostrato nel video dove possono entrare le automobili Sì, e c'era un l'hanno chiusa con una catena e ci hanno messo davanti una Ford Focus con targa rumena per sì, bloccare. quando ero andata io non c'era la macchina, c'era solo questo lucchetto. Quindi se è una proprietà privata e sicuramente non è loro, cioè questi si sono appropriati di un bene di un altro cittadino. Ora è da capire come mai questa persona, uno, non fa niente e due, non si occupa per Guarda, Mary, faccio l'avvocato del diavolo, poi ti lascio andare in questo momento, insomma, di coronavirus, sono un sacco di problemi. Mi meraviglio che il privato, dopo che personalmente noi con City Repro siamo entrati almeno 3 volte, l'ultimo un anno fa, è stato avvisato tutte le volte, soprattutto l'ultima dove è intervenuta la polizia su richiesta dei Rom perché gli davamo fastidio noi. È possibile che nessuno è riuscito a fare un qualcosa, una sorveglianza, una messa in sicurezza, una bonifica? anche perché non è la prima volta che se ne sente parlare, sia tra noi consiglieri, sia in televisione. Molte emittenti televisive minori, chiaramente, che parlano della città metropolitana dei quartieri di Milano, però se ne è già parlato. Beh, questo poi diciamo che si somma al fatto che i nostri amici poi lo vedranno nel video, tu l'hai già visto, frigoriferi, forni a microonde, attrezzature elettriche, tutte collegate con lungo cavo abusivamente alla rete elettrica pubblica, quindi un danno anche per i cittadini. Va bene, Mary, ti ringrazio della tua partecipazione Grazie a te, Giulio. e ci sentiamo presto, grazie, ciao. Va bene, ciao. Abbiamo attraversato la strada, questo è un posto dove ci sono delle piante molto carine, purtroppo tutto intorno c'è un abbandono incredibile, come vedete da tutta l'immondizia. Abbiamo trovato anche un paio di pantaloni qui appoggiati su questo muretto. Insomma, guardate qui come è conciato il materiale del muretto, guardate. E questo è uno dei tanti degradi che troviamo in giro per Milano e che oggi, essendoci meno persone in giro, si notano forse ancora di più, o almeno chi è in giro e opera e fa le sue cose le nota ancora di più. Ed eccoci, siamo ritornati dove? Ma in via Montefeltro, numero 8. Andiamo a vedere come siamo messi ora in via Montefeltro. Sono ricomparse le capanne. Beh, direi che ce ne abbiamo parecchie qui.
caricano nemmeno i carrelli della spesa, le biciclette, come sempre pieno di biciclette, una, due, tre. Ci sono poi altre case sul fondo che adesso non vediamo, che sono coperte. Proseguiamo il tour, vi facciamo vedere anche la capanna che c'è in fondo. Nel frattempo intorno a noi c'è un gran movimento che non vedete perché ce li abbiamo alle spalle. E come sempre questo posto qui ci riserva delle sorprese, purtroppo in negativo. Diverse volte ci è stato detto quando siamo venuti che sarebbe stato bonificato, sgomberato. Ditemi voi se vi sembra così. Amico, mascherina non ce l'hai? Non sì. Ma lì non lo sta come questa cosa. Dimmi. Lì vedi abbastanza bene dove viviamo. Noi, ringraziamo Dio. Dio fa vedere la istruzione della Bibbia, non prendere, se non era in China la malattia, era la Francia. Ma questa non è che... No, ti ringrazio. I cinesi mangiano serpenti di una vita. Pipistrelli, sì. E come mai non è arrivato fino adesso? Il profeta, lei deve sapere più meglio di me, lo so che è capace cosa dico io. Il profeta è Nostradamus, quella missione di Nostradamus, della Francia. Sai che l'ha detto anche un paio di altre persone che hanno scritto libri 10 anni fa, 15 anni fa, e lo chiamavano già coronavirus. Il profeta ha detto che... Ha detto 2017-18, ma i secondi, lui è morto, ma i precedenti, non ha apprezzato un paio di anni di meno. Dal 2020 in su vengono le cose. È arrivato il terremoto, è arrivato tante cose. Io non lo so come fare spiegazione in italiano, ma io in Romania. Io in Romania ho studiato 4-5 giorni fa. Io... Sai cosa faceva la Romania? Mio padre è stato ispettore della polizia, io facevo Securitate. La sicurezza con Ceausescu. Quando hanno ammazzato Ceausescu, hanno ammazzato pure mio padre. Io ho parlato con il ministro Maroni. Con il ministro Massimo D'Alema. Tanti anni che sei qui allora? Sì, 22, 23 anni. Infatti, aspetta. Con il ministro, ho litigato 10 anni fa con il ministro Salvini, quando lui era un giornalista da noi. Ma secondo me. No, non è il virus che ammazza le persone. Dio fa paura al mondo per vedere che lui c'è. Non esiste, 10 giorni non c'è più nessuno. L'Italia 3-4 giorni fa 25 miliardi, lei lo sa più. Sono l'unico paese che ha ricevuto 25 miliardi da Napoli, Taranto, 15. Allora, se ti fermi con la macchina a mezzo strada, vengono 10 persone. Oggi a Bari, tutte... Se ti fermi a Milano con la macchina, passa, non ti aiuti nessuno, stai morendo. Sì, è vero. Quelli sono gli italiani che hanno sangue dentro, gli italiani originali, i veri. Perché sono pochi che sono mischiati. Vedi, qua in nord, o la mamma tedesca, o francese che è la vicino alla Francia, o il padre francese e la mamma italiana, o il vicera, che qua 50-60 km. Sì. E così sono mischiati. Gli italiani, mamma francese, il vicera, i mischiati. Quelli di giù hanno la possibilità meno di prendere il padre inglese o padre. E così sono rimasti toc la Tunisia, ma sono italiani con Tunisia. Quelli da giù hanno 6 figli, 7 figli. Quelli da giù picano le donne. Ti dico la verità su Dio. Mi sono separato di mia moglie 5 anni fa. Paesana tua? Paesana mia, con 4 bambini. Strano però, Con 4 bambini. Mi dicono tutti che in Romania non si separa mai nessuno. Allora, se ero a Romania. Ah, in Italia invece. L'ho preso per i capelli, come le nostre leggi.
tu con quattro bambini ti hai trovato una toccaccia, hai fatto un bambino, due e tre, da noi, da avere le sue leggi. Tu adesso tu sei con tua moglie, chiedo scusa che tu sei così posso. Se hai bambini, solo se vuoi tu come capo, decidere tu ti sposi, io mi sposo. Ma se tu non vuoi, sua madre, suo padre, fratelli, se qualcuno, tua moglie fa le guardie, allora succede guai da noi. Prendi il corpo, lui, ma ci vai in carcere che stai finito. In Italia, se litigi solo da uno scalpo, arriva la polizia e quella polizia. C'è la precedente come Nadia, come la regina Elisabetta. Ma porca miseria, la donna precedente, ma quando se Dio ha fatto primo uomo, ha fatto Adamo e dopo ha fatto la Eva, come puoi avere precedente la donna prima? Non si può avere la precedente. Come potete vedere abbiamo parlato con una persona che è qui dentro il campo. Questo è un altro pezzo di baracche Carrelli che potete vedere, via da qui. Con le biciclette Carrelli siamo messi bene. Vedete, c'è il frigorifero, hai preso il frigorifero? C'è il tavolo ben arredato, c'è il fornello per cucinare, si vede anche dalla parete. C'è il forno a microonde, ci sono tutte queste belle biciclette, direi che non manca niente, insomma. Hanno aperto anche qui le sbarre, hai visto? Che sono aperte le sbarre, guarda. Esce direttamente da qua. Insomma, chi ci ha raccontato che sto posto era stato riqualificato, bonificato, eccetera, forse si deve un po' ricredere. Ed eccoci, siamo di nuovo qua. Insomma, fate le vostre considerazioni, diteci cosa ne pensate e alla prossima settimana con City Report Tullio Trapasso. Andiamo avanti. Beh, lì il commento è molto semplice. Quell'area intanto è piena di un'enorme quantità di rifiuti che farebbe pensare che lì vanno ormai a scaricare rifiuti non so da quanti, da parecchie parti di Milano, ed è un'indecenza che a due passi da uno dei cimiteri più importanti di Milano, dove vanno migliaia di persone, almeno fino a prima del coronavirus, poi ovviamente adesso non è molto frequentato, ma non si può lasciare una zona piena di rifiuti nelle vicinanze di un grande cimitero come il Musocco, e quindi, e poi in mezzo a questa enorme quantità di rifiuti vivono queste persone, ci vedono queste baracche, il che vuol dire che queste possono trasmettere malattie di varia natura, quindi altro che coronavirus, lì c'è una situazione indecente, oltre ogni immaginazione che ci possa essere una città come Milano, un'area abbandonata di quelle dimensioni con una quantità di rifiuti enorme, abitata da nomadi che però possono essere portatori sani di malattie di varia natura. Quindi io mi auguro, spero che la tua
trasmissione sia una segnalazione alle autorità, se no mi farò carico io di mandare queste immagini a chi di dovere per segnalare una situazione che non può essere. Tra l'altro, Assessore, ha indovinato proprio la situazione dello scarico di rifiuti, in che senso? Eravamo stati un po' di tempo fa assieme di fronte all'ospedale Sacco, che linea d'aria saranno un 500 metri, le stesse persone le ritroviamo lì. Esatto. Hanno creato una succursale. La periferia di Milano non può essere trattata in questa maniera, anche perché lì non è periferia. Lì ci va gente da tutta Milano, visto che lì c'è questo, uno dei più grandi cimiteri di Milano. Per cui io credo che sarebbe necessario, urgente, l'intervento dell'AMSA per una grande operazione di pulizia in quest'area e soprattutto di rimozione di quelle baracche, perché non è che si può lasciare questa gente vivere in mezzo ai topi. Ed altro, anche, altro abbiamo visto anche che hanno una mentalità molto particolare, parlavano delle donne dicendo che le prendono per i capelli. Ecco, bravo, esatto, ho sentito questo trattamento che viene fatto alle donne, si capisce che hanno una mentalità tipica dei nomadi, chi li conosce sa che le donne tra loro non sono molto apprezzate. Va bene, la ringraziamo Assessore della sua disponibilità. Io ti ringrazio Tullio e alla prossima. Grazie mille, arrivederci e buon lavoro. Grazie a te per quello che fai, grazie. Noi siamo in contatto anche noi direttamente come municipio, direttamente con la proprietà. Nel mese di gennaio e febbraio sono stati fatti due sgomberi con l'ausilio della Digos del commissariato di Quartoggiaro e l'azienda ha provveduto ad abbattere con la ruspa delle baracche. Okay. Successivamente c'era stata un'altra intrusione, questo verso la fine di gennaio, dell'area, e abbiamo richiesto tramite mail, che è tutto documentato, la chiusura dell'area e la pulizia e la rimozione dei rifiuti presenti. A questa adesso cercherò, visto che siamo in videoconferenza col telefono, vi faccio vedere le foto che sono state inviate il 6 febbraio, che l'area è stata chiusa. Adesso, sì, fai pure, grazie. Questo è il cancello con i catenacci. Okay. I lucchetti, le saldature varie che le abbiamo richieste. Quindi questo è l'intervento che risulta la prima settimana di febbraio. Quindi hanno forzato tutto di nuovo, quindi. Hanno risigillato tutto, non hanno effettuato la pulizia dell'aria, quello gliel'abbiamo detto e straridetto, l'abbiamo sollecitati, al che con poi l'emergenza del coronavirus quest'area è stata rioccupata nuovamente con il filmato che avete fatto vedere voi, l'immondizia non è stata portata via e una notizia che do anche in anteprima che parlando con la proprietà, in teoria quell'area lì verso fine aprile deve essere, molto probabilmente viene ceduta a un acquirente dell'area. Adesso poi si è bloccato tutto con la questione del coronavirus, quindi sicuramente si sarà fermato anche la vendita dell'area. Di sicuro è terminata l'emergenza, ricontatteremo ancora il proprietario dell'area per richiedere un nuovo sgombero e l'eliminazione di tutte queste masserizie che sono presenti. Il nostro sollecito e rapporto con la proprietà è buono ed è costante, ha dei problemi finanziari la società e quindi anche difficoltà, però siamo riusciti a fargli fare degli interventi che come municipio abbiamo richiesto. Finita l'emergenza sarà mia premura ricontattare la proprietà, far risgomberare l'area, ripulire questa volta totalmente tutto il materiale che è presente e poi capire anche sullo sviluppo di quell'area, perché i problemi si risolvono ovviamente come è già stato messo anche nel PGT, quindi su quelle aree abbandonate dal comune dalla possibilità di aumento di volumetrie e delle scontistiche per chi riqualifica queste aree e penalizzare invece chi lascia delle aree di loro proprietà in questo stato, quindi sicuramente riprenderemo in mano anche con la proprietà il discorso sulla vendita dell'area, se è andata e se andrà in buon fine nonostante questo periodo delicato economico. Perfetto, direi che ci hai dato un sacco di informazioni che tutti apprezzeranno, insomma,
in quanto molti erano preoccupati di questa nuova situazione appunto sotto coronavirus, vedere questi accampamenti qui di personaggi che non sono molto propensi alla sicurezza sia loro che degli altri, non usano mascherine, guanti, nulla. Assolutamente. Abbiamo provato anche a gliele volevamo anche lasciare, ma hanno proprio testualmente detto che non le vogliono per questioni loro personali, insomma. Comunque noi adesso gireremo, grazie al vostro filmato, una nota anche ai commissariati per verificare anche in zona, insomma, e quindi eventualmente anche di controllare queste persone. Detto questo, procedere attualmente con uno sgombero è impensabile, considerato anche la situazione del Covid e tutte le procedure, il personale che bisogna mettere in campo. Assolutamente vero. Quindi prima di tutto la tutela anche delle forze dell'ordine in questa situazione, però monitoreremo la situazione però sicuramente. Una volta terminato tutto sarà mia premura contattare la proprietà per procedere. Perfetto, per ora ringraziamo Fabio Galesi, assessore del Municipio 8, per la sua disponibilità. Grazie anche a voi per tenerci aggiornati in queste situazioni difficili su quello che accade in giro per Milano. Cari amici, termina così una nuova puntata di City Report. Vi abbiamo fatto vedere quello che succede in questi giorni di coronavirus a Milano. Ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato con noi, i nostri ospiti in primis, e ci rivediamo settimana prossima, sempre al solito orario. Se avete qualcosa da aggiungere, scrivete pure qua sotto. Alla prossima, Tullio Trapasso, City Report. Andiamo avanti.